Buonasera a tutte e tutti. Benvenute e benvenuti al solito webinar del giovedì sera del progetto Acqua e Territorio di fronte al cambiamento climatico. Io sono Gianna Betta della Città Metropolitana di Torino ed insieme allo staff composto dalle colleghe della Città Metropolitana Emanuela Sarzotti, Nona Tognoni, Claudia Rossato, Enrica Gaggero, e alla collega di ANCI Piemonte, Laura Graziano, stiamo collaborando ad organizzare appunto questo webinar di questa sera. Il progetto, che ha la finalità di attuare formazione per i giovani amministratori, quindi per gli amministratori locali al di sotto dei 35 anni oppure di nuova nomina, ma che chiaramente, essendo con la forma del webinar, accoglie molto volentieri anche figure diverse dai giovani amministratori, quindi amministratori con esperienza, ma anche tecnici o altre figure professionali. Chiaramente però vedrete che il target è assolutamente quello del politico. Questa sera il dottor Matteo Massara della Regione Piemonte e la dottoressa Maria Rita Minciardi di Enea vi parleranno delle specie esotiche invasive vegetali e del motivo per cui queste rappresentino un problema per l'ambiente e per il nostro territorio. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito di un bando per le politiche giovanili ed è stato presentato appunto dalla Città Metropolitana di Torino con le strutture delle politiche giovanili e dell'ambiente, da ANCI Piemonte, da AMCI UNCEM e da sette comuni referenti per i rispettivi contratti di fiume e di lago, che sono i comuni di Avigliana, Rivalta, Lanzo, Piverone, Vigone, Villarpellice e Volvera. Approfitto per anticipare che dalla prossima settimana il prossimo webinar e quello successivo saranno proprio tenuti dagli stessi referenti politici di questi comuni che racconteranno le rispettive problematiche legate alla gestione del territorio e delle proprie acque, ma anche le soluzioni o comunque le attività che stanno svolgendo per porre rimedio ad alcune di queste criticità, quindi anche le buone pratiche che hanno cominciato ad attivare, ad attuare nei propri territori. Io ringrazio tutti e tutte per la partecipazione, lascio la parola a Lara Graziano di ANCI Piemonte per dare le indicazioni operative e proseguire il webinar. Grazie Gianna, buonasera a tutti anche da parte mia. Io sono Lara Graziano, appunto di ANCI Piemonte, e vi lascio qualche informazione sull'utilizzo della piattaforma. Vi ricordo che potete comunicare con lo staff attraverso il box domande e riceverete supporto immediato per questioni tecniche. Potete anche scriverci per domande nel merito delle trattazioni di oggi e vi chiediamo in questo caso di specificare il vostro nome e cognome, carica ed ente di appartenenza. Vi ricordo infine che avete i microfoni disabilitati, ma che potete averli attivati prenotandovi utilizzando la funzione mano alzata virtuale e appena possibile vi daremo la possibilità di attivare quindi il microfono. Vi ricordo infine che la sessione è registrata e buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti, io sono Matteo Massara della Regione Piemonte e lavoro nel settore biodiversità e aree naturali. Sono anche il coordinatore del gruppo delle specie esotiche vegetali della Regione. Inizio con la presentazione. Oggi parliamo di specie esotiche invasive, in particolare parleremo di specie esotiche vegetali, perché appunto come gruppo regionale sulle specie esotiche ci occupiamo delle specie vegetali. Partiamo soprattutto, la cosa che penso è importante partire dalla definizione, cioè chiarirci bene i termini delle cose di cui parliamo e di cosa si intende per specie esotica. Innanzitutto,
Si parla anche spesso di specie allotto, una specie aliena, e sono dei sinonimi, per cui vanno bene tutti come termini. Io userò principalmente specie esotica. Per specie esotica si intende una specie introdotta dall'uomo volontariamente o involontariamente in un nuovo territorio al di fuori del naturale area di distribuzione. Cosa vuol dire? Si tratta di tutte quelle specie che in qualche modo l'uomo ha trasportato, appunto volontariamente o involontariamente, soprattutto da. A partire dal 1500 in poi, con il commercio, con i trasporti, con la globalizzazione, e ha trasportato delle specie anche a molta distanza da quelle che sono il loro areale di distribuzione naturale. Come vedete anche da questo grafico, il numero di specie esotiche nel mondo è aumentato soprattutto a partire dalla rivoluzione industriale in poi, fino ad arrivare a un grosso incremento, soprattutto verso i giorni nostri. Ecco, quando si parla di specie esotica, non si parla per forza di qualcosa di negativo, anzi, le specie esotiche, come potete pensare, dovete immaginare, sono spesso sono ancora adesso dei fattori importanti per l'uomo, in quanto le specie esotiche, sono alla base della nostra dieta, molti cibi che noi mangiamo sono specie esotiche. Così come molte specie molto belle ornamentali che usiamo nei giardini sono specie che arrivano da molto distante, o anche per produrre materiali tessili e così via. Per cui non è di per sé la specie esotica che è negativa. Il problema è che la specie esotica, quando arriva in un nuovo territorio, si comporta in maniera differente. Ci sono delle specie esotiche che arrivano su un nuovo territorio e si comportano da casuali, nel senso che. Non riescono a autosostenere una popolazione, ma hanno bisogno dell'azione dell'uomo per mantenersi vitale o per ogni anno riniziare, a essere presente in un certo territorio. Per cui sono specie che hanno bisogno dell'intervento dell'uomo per autosostenersi e che non tendono a espandersi. Altre specie invece si chiamano specie naturalizzate perché una volta arrivate nel nuovo territorio si trovano particolarmente bene e riescono ad adattarsi e a riprodursi e automantenere le popolazioni nel tempo senza l'intervento dell'uomo. Ci sono diversi esempi, ormai sono tantissime le specie naturalizzate in Italia e in Piemonte, qua ne vedete alcuni. Ecco, il problema invece avviene con le specie esotiche invasive, per cui noi ci occupiamo oggi dei problemi che determinano le specie esotiche invasive, cioè quelle specie naturalizzate che una volta introdotte in un certo territorio hanno iniziato ad avere un comportamento invasivo, cioè espandersi nel territorio e a determinare dei pro diversi problemi sulla biodiversità, sui manufatti, sulla salute dell'uomo e sulla salute anche delle altre specie animali. Per cui la problematica è l'invasività delle specie esotiche, non la specie esotica in sé. I problemi che danno le specie invasive sono, appunto, come dicevo prima, di vario tipo. Sono problemi ambientali, soprattutto sulla biodiversità, ormai riconosciuta che la presenza di specie invasive, la diffusione di specie invasive è uno dei principali fattori di riduzione della biodiversità e di impatto sull'ambiente. Ma anche il fatto che anche in ambiente agricolo ci sono molte specie invasive che determinano problemi sulle colture, per cui si utilizzano poi anche molti prodotti chimici per limitarle. Danni alla salute pubblica, ci sono delle specie esotiche invasive che determinano problemi di salute, come per esempio l'ambrosia che dà problematiche di allergia, per la respirazione, riniti o altro. Altre specie invece che danno dei problemi un po' più gravi, come vedremo dopo, per esempio le Radleo mantegaziane. E poi danno grossi problemi di impatti economici sull'economia, per cui la presenza delle specie esotiche determina problematiche sulle infrastrutture, sui manufatti, si spendono molti soldi per gestirle, limitarle, eliminarle, e ci sono dei dati di cifre anche molto importanti che si trovano in bibliografia, si parla di 30 miliardi di euro all'anno in Europa per gestire e limitare la presenza di specie esotiche, e poi ho trovato anche un dato a livello mondiale di 540 milioni di dollari all'anno per i danni solo sull'agricoltura. Per cui parliamo anche di specie che danno problemi significativi da un punto di vista economico. Facciamo alcuni esempi per capire. Un caso emblematico di cui parlerà anche poi dopo Margherita Minciarti è quello della Falopea japonica, la reinutria japonica,
che è una specie che arriva dalla Cina al Giappone, che ormai si sta sviluppando molto, soprattutto lungo i fiumi, lungo i corsi d'acqua, ma non solo. È stata importata nel 1800 e forma dei popolamenti molto densi, con dei rizomi sotterranei, cioè con un reticolo di reti, di radici, di fusti sotterranei, da cui poi si sviluppano i fusti della pianta. I fusti della pianta sono come delle canne, sono cavi e sono molto fitti. Sotto la pianta non cresce nient'altro, per cui annullano completamente la biodiversità dove cresce questa pianta. Si sviluppa soprattutto lungo i fiumi, per cui colonizza le sponde dei fiumi. In inverno perde la parte aerea verde, per cui i fusti si seccano e rimangono delle grosse superfici di terreno nudo lungo i fiumi che sono poi soggette anche a franamenti e a dissesti. È una specie che quando c'è invade completamente l'ambiente, cancella tutte le altre specie, determina problemi di gestione, quindi anche delle sponde fluviali, per cui vedete problemi ambientali, ma anche problemi economici di dissesto. Ed è tratta una specie che si sviluppa molto velocemente, che si sviluppa anche da un piccolo pezzo di fusto, per cui anche se uno la taglia, basta che lascia un piccolo pezzo di fusto che si riproduce nuovamente un nuovo esemplare. Ormai è molto diffuso in Piemonte, come vedete da questa cartografia, ed è un grossissimo problema perché una volta che c'è è difficilissimo eliminarla. È una delle 100 specie più invasive del mondo. Alcune zone del Piemonte sono particolarmente infestate da questa specie. Un altro esempio è l'ailantrum, molto conosciuto, un albero che si trova molto in ambiente urbano, in ambiente lungo le strade, viene usato anche in alcuni giardini, in alcuni viali. Ormai si trova sia dall'ambiente mediterraneo, dalle coste del mare fino a alcune zone anche a una certa quota in montagna. È una specie particolarmente resistente, invasiva. È stata importata perché, come specie ornamentale perché aveva degli utilizzi per allevare una farfalla, la sfinge dell'elanto, che si pensava di sostituire al baco da seta. È una specie che colonizza ormai ambienti diversissimi, rupicoli, colonizza molti boschi, pareti rocciose, fasce fluviali, la si trova un po' dappertutto. Soprattutto determina anche molti problemi ai manufatti lungo le strade, i marciapiedi. Qua vedete l'esempio della cittadella di Alessandria, una fortezza napoleonica che ha resistito anche alle palle di cannone, che piano piano sta venendo distrutta dalla colonizzazione dell'ailanto. Per cui una specie molto resistente e di nuovo che dà problemi ambientali, ma anche problemi economici e ai manufatti. Un altro esempio è una specie, questa specie qua, questa grossissima ombrellifera, vedete che si può diventare di dimensioni molto grosse, si chiama Heracleum mantegazianum o Panaceae mantegazia. È una specie che è stata importata perché nei giardini è molto prestigiosa, nel senso che è molto grossa, è gigantesca. Vedete, questa qua non è una bambina, quella di fianco alla pianta, ma è una persona adulta, per cui può raggiungere altezze notevoli. Produce tantissimi semi, per cui si sviluppa anche lei. Una volta che c'è, è molto difficile da toglierla perché si riproduce con tantissimi semi, ma dà dei grossi problemi di ustioni alla pelle, cioè il lattice che all'interno, se va sulla pelle di chi ci arriva in contatto, e poi c'è anche l'azione dei raggi del sole, si producono queste ustioni anche molto gravi, di cui abbiamo anche degli esempi in Piemonte, molto recenti. Per cui in questo caso abbiamo una specie che dà dei problemi ambientali, ma anche dei problemi di salute pubblica. Un ultimo esempio è il Senecio inequidens, che è questa specie molto carina, questo fiorellino giallo che si vede soprattutto quando è fiorito, che cresce in diversi ambienti, anche lungo le massiggiate ferroviarie, negli ambienti di prateria, dà dei problemi nel senso che è tossico per il bestiame, per cui ci sono, soprattutto per i cavalli, l'ingestione di questa specie può determinare problematiche di salute e anche la morte degli animali. Per cui un'altra specie che ha diverse problematiche, quelle ambientali, ma anche quelle di impatto sull'allevamento. Allora, come mai le specie esotiche invasive sono così invasive? Perché le specie esotiche invasive hanno questa invasività e questa pericolosità? E che una volta che arrivano è difficile toglierle. Ma perché
per diverse ragioni, soprattutto perché sono spesso molto veloci ad accrescersi, per cui arrivano in un certo territorio e si espandono molto velocemente, anche perché spesso hanno una elevata produzione di semi o di polloni, di parti della pianta che si moltiplicano. E questo determina un suo rapido allargamento nel territorio circostante. Come dicevamo prima, sono molto persistenti, una volta che ci sono è difficile toglierle, sono molto resistenti anche alle delle condizioni ambientali estreme. Spesso producono sostanze chimiche allelopatiche che inibiscono la crescita delle altre piante. E una cosa molto particolare che hanno molto spesso le specie invasive è che i semi mantengono una vitalità anche dopo diversi anni, cioè i semi arrivano nel terreno, come vedete in questa figura, e rimangono magari quiescenti per molto tempo, poi quando le condizioni ambientali diventano idonee, di colpo, anche dopo molto tempo, i semi acquistano vitalità e si formano queste nuove specie in ambienti dove prima magari anche visivamente non si vedevano. Per cui c'è anche questo aspetto della vitalità per molto tempo dei semi che queste specie producono. Molto velocemente. La situazione in Piemonte e in Italia è un po' questa. Tra le diverse specie vegetali c'è ancora una bella percentuale di specie autoctone e poi c'è tutto un comparto di specie alloctone di cui le specie invasive sono poche come percentuale, ma danno anche quelle poche dei grossi problemi, come dicevamo prima, in diversi ambiti, da quello ambientale, economico e così via. In Piemonte la situazione è questa, che c'è una grossa percentuale di specie autoctone. Tenete conto che il Piemonte è la regione italiana più ricca dal punto di vista di biodiversità vegetale, proprio perché ci sono ambienti molto diversi, zone biogeografiche molto diverse in Piemonte. E anche qui la componente dell'alloctone è ridotta, con una piccola percentuale di invasive, che però ci determinano molte problematiche. Nel dettaglio, tra le specie esotiche abbiamo il 35% di casuali, il 44% di naturalizzate, il 13% di invasive tra tutte le alloctone e poi altre componenti. La provenienza di queste specie è soprattutto da America e Asia, vedete, soprattutto dal continente americano e quello asiatico, in minor percentuale invece da parte degli altri continenti. Gli ambienti più a rischio sono le zone, noi intanto usiamo il termine zone disturbate, cioè le zone dove l'azione antropica si fa sentire, che possono essere per esempio le aree di cantiere. Le aree di cantiere sono posti che dove spesso la colonizzazione delle specie esotiche e invasive è una delle più facili, una delle più veloci, si creano grosse superfici di terreno nudo che spesso sono colonizzate subito e principalmente dalle specie esotiche, così come anche le aree urbane o con zone alterate dall'azione dell'uomo, molto spesso sono zone in cui è più facile trovare le specie invasive. Un ambiente di cui parliamo in maniera di cui parlerà più di me dopo Merita Minciardi è l'ambiente di Ripari, la zona dei fiumi, che è un vettore di una delle zone maggiormente colonizzate dalle specie esotiche invasive vegetali, così come in ambito forestale, la creazione delle buche di aperture nelle coperture forestali spesso è uno dei veicoli per la colonizzazione di specie invasive forestali che trovano finalmente condizioni di luminosità e di substrati disponibili da colonizzare, per cui molto spesso quando si fanno interventi silvicolturali, se non sono fatti in maniera idonea, si può provocare l'ingresso della specie esotica invasiva. Ci sono domande su questa prima parte? Per ora non risultano domande, però ricordiamo che potete scriverci utilizzando il box chat o prenotandovi, con la mano alzata virtuale. Allora proseguo. Allora passiamo a quelle che sono
quella che è stata la risposta normativa a questa problematica. Allora, fino a pochi anni fa, se avessi dovuto fare una presentazione su quella che è la normativa che si occupa delle specie esotiche, avrei avuto ben poco da dire, perché c'era veramente poco. La grossa novità è stata nel 2014 che è stato approvato questo regolamento europeo che è volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. È un regolamento che verte come oggetto principale su un elenco di specie su cui sono stati definiti tutta una serie di norme. L'elenco di specie quindi è definito a livello europeo. Questo regolamento dice che su queste specie ci bisogna fare tutta una serie di misure di gestione, prevenzione e contenimento e lotta ed eradicazione quando è possibile. Qua vedete l'elenco delle specie, sono diverse specie, sia animali che vegetali. Potete poi andarlo a vedere su internet gli elenchi che sono disponibili. Ultimamente, dopo il 2014, è stato fatto un aggiornamento di questo elenco, sono state aggiunte queste specie vegetali e queste specie di animali, uccelli, invertebrati e pesci. Questo aggiornamento è stato fatto l'anno scorso, nel 2019. Il regolamento europeo è stato poi, anche a livello italiano, si è preso atto di questo regolamento europeo, è stato fatto un decreto legislativo 230-2017 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo. Nel decreto legislativo sono riprese un po' le norme, le richieste che c'erano nel regolamento europeo e pertanto su quell'elenco di specie che erano riportate precedentemente, sono stati definiti una serie di divieti e di norme. Per cui all'articolo 5 si definisce che per le specie che sono riportate in elenco europeo è vietata l'introduzione, il transito, la detenzione, l'allevamento, la coltivazione, il trasporto, la vendita in commercio, l'utilizzo, la riproduzione e il rilascio nell'ambiente. Per cui su quelle specie che trovate nell'elenco europeo, di cui molte sono anche presenti in Italia, in Piemonte, ci sono delle norme ben stringenti di divieto di utilizzo, di commercializzazione, di trasporto, e sulle quali bisogna fare anche attenzione a non liberare nell'ambiente. Il decreto legislativo definisce poi che le regioni e le aree protette nazionali devono gestire un insieme di misure di monitoraggio e quando viene trovata sul proprio territorio una nuova specie che prima non c'era dell'elenco europeo, bisogna attivare degli interventi di pronta eradicazione. In Piemonte abbiamo avuto un esempio di cui vi parlerà dopo l'autoressa Minciardi su Myriophyllum aquaticum, di una situazione di questo tipo. Quando invece la specie è già presente sul territorio regionale e quindi è già ampiamente diffusa, non è di nuova segnalazione, allora bisogna applicare delle misure di gestione su queste specie che sono sempre a carico delle regioni. Il decreto legislativo definisce anche che bisogna garantire l'accesso ai terreni privati quando bisogna fare degli interventi di gestione e lotta. E sono definite anche delle sanzioni piuttosto significative su chi trasgredisce i divieti che abbiamo visto prima. Per cui, al momento, sia a livello europeo che a livello nazionale, abbiamo una norma molto stringente, anche molto chiara, scritta in maniera molto semplice, che ci dà una serie di paletti e inizia a porre l'attenzione su una serie di specie. Tenete conto che sia il regolamento europeo che il decreto legislativo prevede poi anche degli elenchi nazionali e poi volendo anche elenchi regionali su cui far valere poi le stesse norme. In realtà a livello regionale non abbiamo una norma così specifica sulle specie esotiche, ma sono state approvate ormai dal 2012-2019 con DGR, con una determina di giunta regionale, delle liste nere regionali. Queste liste nere sono state prodotte, sono state differenziate in tre liste: lista di gestione, lista di eradicazione e una lista di allerta. La lista di gestione riguarda le specie che sono già ampiamente diffuse sul territorio, su cui non possiamo pensare di toglierle, eliminarle, ma solo di gestirle e contenerle.
La lista di eradicazione riguarda le specie che invece hanno una distribuzione più limitata sul territorio, per cui possono essere adottate delle misure di eradicazione. E la lista di allerta riguarda quelle specie che non sono ancora presenti in Piemonte, ma stanno arrivando, nel senso sono avvistate lungo i confini, e quelle specie che sono presenti nel regolamento europeo, ma che non sono ancora presenti in Piemonte. E poi alcune specie su cui non c'è ancora ben chiaro il loro livello di invasività, per cui si sta approfondendo il loro grado di invasività. Per cui in Piemonte abbiamo fatto questa scelta di approvare questa DGR, in cui abbiamo messo delle specie di interesse regionale, su cui fare una serie di, azioni. Qua, ad esempio di prima, abbiamo alcune specie, non sono solo queste, sono tante le specie che sono nella lista nera regionale. Potete vederla anche questa sul sito internet che vi farò vedere dopo. Questi sono degli esempi, un esempio, per esempio, l'ailanto ormai ci è distribuito tantissimo sul territorio regionale, pertanto è stato messo nella lista di gestione. Una specie come Puerarie lobata, che è molto circoscritta come distribuzione, è nella lista di eradicazione. Dicevo che in Piemonte non abbiamo una norma come il decreto legislativo, però nei territori della rete Natura 2000, gli elenchi che ho fatto vedere prima hanno un valore normativo, nel senso che le specie che sono riportate nelle blacklist regionali non possono essere introdotte, coltivate e allevate nei territori all'interno dei confini della rete Natura 2000. Per cui in questo caso abbiamo più un divieto e una norma un po' più definita. In Piemonte, come ho già accennato prima, esiste un gruppo regionale sulle specie esotiche vegetali, che è poi il gruppo che ha definito le liste nere regionali di cui vi ho parlato precedentemente. È stato creato questo gruppo nel 2012, per fare in modo che tutti quelli che in Piemonte si occupavano già da diversi anni di specie esotiche invasive si mettessero intorno in tavolo e concordassero, dopo un confronto, delle misure che tenessero conto un po' dei vari aspetti, dal punto di vista agricolo, ambientale, epidemiologico e così via. Per cui sono messe persone che si occupavano della stessa tematica, ma di diversi punti di vista, intorno a un tavolo per definire misure condivise, diventare un livello di riferimento, un punto di riferimento a livello regionale e definire strumenti concreti operativi per la gestione, contenimento e l'eradicazione di queste specie. Del gruppo di lavoro regionale fanno parte alcune direzioni regionali, degli enti di gestione di aree protette, ARPA Piemonte, l'Università degli Studi col Dipartimento di Biologia Vegetale, di BIOS e di ISAFA, IPLA, ENEA, l'Ordine degli Agronomi, il Museo di Scienze Naturali e il CRAPLF. Tra le varie cose fatte dal gruppo di lavoro regionale c'è una pagina internet dove abbiamo messo tutti i materiali che abbiamo prodotto in questi anni. Se fate riferimento a questa pagina internet trovate tutto quello che abbiamo realizzato e molte cose che diremo oggi potete trovarle lì come materiali di riferimento. Una cosa che trovate nella pagina internet e di cui andiamo molto fieri come gruppo regionale sono queste schede monografiche, cioè per gran parte delle specie che sono in blacklist abbiamo fatto delle schede in cui raccontiamo come sono fatte queste specie, dove sono distribuite in Piemonte, come si riconoscono, quali problemi danno, quali sono gli impatti, le problematiche che determinano. E poi soprattutto come gruppo di lavoro ci siamo confrontati, abbiamo definito delle per ogni specie, per cui ogni specie ha delle misure diverse, delle misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento. E queste misure sono poi il riferimento regionale per tutti quelli che devono fare degli interventi in Piemonte sulle specie esotiche. Per cui in Piemonte chi deve fare degli interventi su queste specie deve andare a vedere la scheda monografica, come è stato stabilito anche da una DGR apposita, per capire come intervenire e come gestirle. Al fondo della scheda c'è anche una modalità come gestire i residui vegetali delle specie esotiche vegetali, che è una problematica significativa. Il gruppo di lavoro ha definito anche diversi documenti, per esempio delle linee guida su come gestire la problematica dell'esotica nei cantieri, l'utilizzo di prodotti chimici per la gestione delle specie esotiche vegetali e anche questo aspetto che è molto problematico, dal trattamento dei residui vegetali
quando si fanno gli interventi di eradicazione, di contenimento. Abbiamo prodotto anche diversi strumenti informativi, come uno speciale di Piemonte Parchi sulle specie esotiche invasive che si può scaricare dalla pagina internet della regione, degli opuscoli informativi sul nuovo decreto legislativo sul regolamento europeo con l'elenco di specie presenti in Piemonte e i divieti e le sanzioni che ci sono. Abbiamo fatto anche diversi incontri, come questo, incontri di formazione, convegni, incontri sul territorio e scambi anche con altre regioni e con altre partner europei. Abbiamo fatto anche una cosa molto particolare che potete trovare sempre su internet. Abbiamo aperto un tavolo di confronto con i vivaisti per cercare di capire come limitare l'uso delle specie esotiche invasive nei vivai e nel commercio. E con loro abbiamo anche avviato col lavoro soprattutto del Dipartimento di Zaffa dell'Università di Torino, un progetto che si chiama BAMBAP per monitorare quali specie di bambù sono presenti sul territorio regionale al di fuori dei vivai e dei giardini, per capire quali sono le specie che danno maggiori problemi sul territorio regionale di bambù e per cercare poi di limitarne il loro commercio, la loro diffusione. E poi abbiamo fatto anche delle azioni concrete, di cui parlerà poi dopo Margherita Minciardi, di eradicazione delle specie, di alcune specie particolarmente problematiche. Sono domande, dubbi, richieste particolari? Non abbiamo ancora ricevuto domande da parte dei partecipanti, ma ne approfitto per segnalare che potete scriverci in ogni momento. Ok, allora io vado avanti, procedo e poi vediamo poi dopo. Allora, molto velocemente, poi lascio la parola a Margherita Minciardi per gli aspetti più concreti e anche sugli ambienti fluviali. Vediamo velocemente cosa si può fare. Abbiamo visto cosa sono le specie esotiche, quali problematiche danno, la risposta che si dà con la normativa. Adesso vediamo le risposte che concretamente possono essere applicate sul territorio per cercare di limitare quelle specie. Una cosa che abbiamo capito un po' con l'esperienza è che quando c'è una presenza, di specie esotiche invasive in un certo determinato territorio, un'invasione di specie esotiche, bisogna veramente cercare di pianificare gli interventi, capire con quale specie si ha a che fare, come si riproduce, perché a seconda se si riproduce per seme o più per moltiplicazione, cambia gli interventi che possono essere fatti. Se un ambiente, se un territorio, una superficie molto ampia su cui bisogna lavorare, su molto circoscritta, come gestire i residui vegetali. Ci è capitato a volte di fare degli interventi su alcune specie esotiche, ma non aver pensato prima adeguatamente come smaltire poi i residui vegetali e così via. Gli interventi possono essere di prevenzione e il regolamento europeo insiste molto di agire sempre di più sulla prevenzione, interventi di gestione quando la specie ormai è veramente molto diffusa. Come alcune specie ormai non possiamo pensare di toglierle dal Piemonte, ma dobbiamo imparare a conviverci, a gestirle, a limitarle, e poi interventi di contenimento più diretto e tentativi di eradicazione. Dicevo prima che il regolamento europeo insiste molto di agire in fretta, anche il decreto legislativo. La cosa migliore è prevenire l'arrivo, ma una volta che la specie arriva, ormai sono diversi gli studi che hanno dimostrato che prima si interviene, più è facile eliminare la specie e meno si spende, soprattutto in risorse, perché la diffusione avviene un po', come vedete in questo grafico in alto a sinistra, cioè tende a incrementare anche in maniera esponenziale e parallelamente aumentano anche i costi e la difficoltà poi a eliminarla questa specie. Per cui se si riesce a intervenire preventivamente, si riesce a evitare anche solo l'arrivo della specie. Quando la specie arriva, se si interviene velocemente, è tutto veramente molto più facile e costa molto meno, e l'abbiamo visto anche sulla nostra pelle sul territorio regionale. Per cui il decreto legislativo invita proprio anche le regioni a fare un monitoraggio molto
approfondito sul territorio, in modo da agire il più in fretta possibile quando si ha una specie di nuovo rilevamento, di agire molto velocemente. Prevenzione vuol dire soprattutto non utilizzare le specie esotiche invasive, per cui molte specie che vengono usate, per esempio, a scopo ornamentale, come questa, la Buddleia Davidi, che fa questi fiori molto appariscenti, che viene usata anche perché attira le farfalle, anche se è un po' un mito da sfatare anche questo, è una specie che ormai è molto diffusa sul territorio regionale, come vedete a sinistra, e soprattutto impatta sugli ambienti ripari lungo i corsi d'acqua e tende a sostituire la flora autoctona. Così come la quercia rossa. La quercia rossa è una specie ornamentale che non è presente solo nei giardini e nei parchi pubblici, ma si sta diffondendo anche nei boschi naturali e crea problematiche nei boschi naturali, sostituendo le specie presenti, autoctone. Una cosa che si può fare come gestione della specie, una volta che c'è la specie sul territorio, è di fare in modo, soprattutto quando la specie si riproduce per seme, di andare a tagliare la specie o togliere i frutti, i semi. Per cui andare a prevenire la formazione dei semi, per cui fare gli sfalci, i tagli prima che la specie produca semi, o se si vuole mantenere la specie, andare a tagliare solo il corpo fruttifero, i semi. Una volta che si producono, la cosa migliore è agire prima, cioè agire sempre prima, quando la specie si riproduce per seme, prima che la specie produca il seme stesso. Si stanno sviluppando diverse sperimentazioni anche sull'uso del pascolo per cercare di limitare la presenza di specie. Su alcune specie abbiamo visto che può essere anche interessante i risultati, per esempio sulla Rhynthria japonica o sul Sicio sanguinatus, su altre specie anche in ambiente ripario, specie molto complicate. L'uso del pascolo può avere degli aspetti positivi, bisogna però tener conto che ci sono specie tossiche per alcuni componenti pascolive e che alcune specie esotiche danno dei problemi poi anche alle caratteristiche organolettiche del latte. E poi non sempre il pascolo è un fattore di vantaggio per l'ambiente, perché per esempio in ambienti di greto fluviali il passaggio o la persistenza di un pascolo può creare dei danni ad altre specie o ad altri habitat naturali. Per cui il pascolo, si sta facendo delle sperimentazioni, può essere utile in alcuni ambiti, ma bisogna gestirlo con attenzione solo quando può effettivamente servire. Spesso si agisce invece con gestione silvicolturale, per cui si cerca di fare tagli sulle specie su cui serve si agisce con tagli e con ripristini, con piantumazioni di specie autoctone. Alcune specie esotiche invasive tendono a patire l'ombreggiamento, per cui se uno riesce a tagliarle, a ricreare degli habitat autoctoni e a ombreggiare i terreni, le superfici, si riesce a contenere la specie. Per cui un'altra attività che si svolge molto, che svolgiamo ogni anno, è quella della gestione silvicolturale per limitare la presenza delle specie esotiche. Qua vedete degli esempi di interventi in aree di cantiere o come compensazioni ambientali in cui sono stati messi a dimora delle specie arbustive e arboree o sono state usate sementi per fare in modo che le superfici che erano prima colonizzate da specie esotiche invasive vengano colonizzate invece da specie autoctone, ricreando degli habitat autoctoni. In alcuni casi, come vedete nella figura in basso a destra, vengono anche posti dei teli pacciamanti anche molto spessi per fare in modo che ricrescano dei buchi solo le specie autoctone e invece le radici e i rizomi sotterranei non producano nuovi esemplari delle specie esotiche. Ci sono poi altri interventi meccanici di taglio, sfalcio di vario tipo. Ogni volta bisogna capire se la specie che abbiamo di fronte cosa patisce di più, insomma. Alcune specie è meglio non tagliarle perché si sviluppano ancora più forti, altre invece possono patire maggiormente il taglio, magari a una certa profondità, per andare a tagliare l'organo sotterraneo dove la pianta patisce di più. Si usano anche interventi termici lungo marciapiedi, manufatti,
col piro di Isergo, e poi si stanno sperimentando anche con delle grosse, dei grossi macchinari, l'uso del vapore che viene iniettato nel terreno per uccidere, soprattutto in ambito agricolo, le specie invasive. C'è poi anche tutta la tematica dell'uso di prodotti chimici, su cui si apre un capitolo molto complicato, perché l'uso di prodotti chimici determina dei grossi problemi ambientali, però in alcuni casi bisogna fare un'analisi dei costi-benefici per capire dove può valer la pena effettivamente utilizzarle per risolvere un grosso problema di infestazioni. L'uso di prodotti chimici può essere fatto, come viene fatto molto spesso per le specie esotiche, in maniera molto circoscritta e localizzata. A volte si usa anche di riempire i tronchi o i fusti delle piante con dei buchi o, quando la pianta cava, riempiendo il fusto con del materiale dei prodotti chimici. In molti ambiti però i prodotti chimici non possono essere utilizzati perché c'è un divieto di una normativa che è molto stretta, la normativa è molto tutelante, e per cui è una cosa che si può pensare di usare solo dove si può e solo dove può valer la pena, con tutte le attenzioni del caso. Spesso si fanno dei buchi come in questo caso e si riempie il buco con del prodotto chimico diserbante che può uccidere la pianta senza disperdere il prodotto chimico nell'ambiente. A volte si fanno invece delle opere come questo tipo, la cercinatura, cioè viene tolto un anello intorno alla pianta in modo che la pianta muoia in piedi e poi possa essere tagliata. In altri casi si fanno incisioni profonde o si fanno tagli a raso, diversi interventi di contenimento e eradicazione di tipo meccanico, a volte associato anche all'intervento di tipo chimico. C'è poi, come vi dicevo, il problema della gestione dei residui vegetali. Bisogna tenere conto che molte specie, quelle più problematiche poi, si riproducono per parti, come vi dicevo, del fusto. Cioè basta un piccolo pezzo di fusto, una piccola parte della pianta che rimane sul terreno, che provoca la formazione nuovamente della pianta. Per cui uno magari sfalcia e trincia delle superfici di terreno colonizzate, pensa di aver limitato la specie, invece magari la diffonde ancora di più perché sparge nel terreno dei residui che poi formano nuovamente degli esemplari. Anche il fatto di tagliare e poi lasciare lì accatastare dei residui vegetali nel tempo, quei residui vegetali, anche dei tagli di potature o di tagli di piante arboree, alcune di queste, se rimangono lì, possono nuovamente radicare e formare nuovi esemplari o disperdere intorno semi o altre parti della pianta. Per cui bisogna fare molta attenzione sia nello stoccaggio dei residui vegetali che nel loro smaltimento. La cosa migliore sarebbe stoccarlo in ambiti protetti, impermeabilizzati e protetti, in modo che non tocchino il terreno e non vengano disperse dal vento. Dopodiché la cosa migliore sarebbe riuscire a portare presso gli impianti di incenerimento o, come permette anche la normativa, in piccoli cumuli fare degli abbrociamenti direttamente in aree di cantiere. Per alcune specie si può pensare al compostaggio, ma deve essere compostaggio industriale, cioè ci deve essere non deve essere un compostaggio casalingo, ma bisogna portarlo presso impianti di compostaggio che garantiscono almeno 3 giorni dei cumuli di residui che rimangono a meno 55 gradi, per cui i residui, tutti i propagoli della pianta dovrebbero morire. Per le specie più persistenti si sconsiglia il compostaggio perché può essere che anche nel compost poi le parti della pianta o i semi rimangano vitali. Bisogna evitare il conferimento in discarica. Chiaramente per le specie che non danno problemi di dispersione nell'ambiente, le parti tagliate di potatura o di tagli possono essere utilizzate in altro modo, per esempio come legna da ardere o altro tipo, non è che per forza bisogna portare tutto in inceneritore. Bisogna capire quale specie si ha di fronte e quale può essere lo smaltimento migliore. E fare molta attenzione quando si stocca provvisoriamente in aree di cantiere o quando si fanno interventi silvicolturali, di non disperdere intorno parti della pianta o semi. Tutto questo si trova anche nella linea guida per la gestione dei residui vegetali che c'è nel sito che vedevamo prima. Io
Io avrei concluso, se ci sono domande, se no lascerei la parola a Margherita Minciardi. Allora, grazie mille Matteo. Sì, ci sono domande, nel senso che ci siamo accorti che c'era Tamara Iannello del Comune di Casal Borgone che aveva la mano alzata, forse già da prima, le chiediamo scusa e intanto le diamo la parola. Poi abbiamo anche una domanda scritta. Ma nel frattempo, così approfittiamo della pausa, nel frattempo che cerchiamo di darle il microfono, leggerei a questo punto la domanda di Fiorenza Risio del Comune di Avigliana, che chiede giustamente se non esiste nessun tipo di sanzione per chi promuove l'utilizzo di specie invasive, ad esempio il bambù, proponendola come soluzione per l'inquinamento ambientale. In effetti si sente abbastanza spesso questa proposta, devo dire. Ma il bambù è un caso un po' particolare, nel senso che noi abbiamo inserito due specie nelle blacklist regionali di bambù con l'accordo nel confronto che stiamo avendo con i vivai di approfondire la problematica bambù per capire, appunto, come vi dicevo prima, quali sono le specie che si trovano poi sul territorio come specie maggiormente invasive. Adesso col progetto BAMBAP abbiamo le idee un po' più chiare, per cui abbiamo capito un po' quali sono le specie che sono presenti nel territorio. Non ci sono specie di bambù nel regolamento europeo e neanche nel decreto legislativo, per cui nel regolamento e nel decreto legislativo considerano il bambù come specie invasiva sulla quale possono esercitarsi divieti o altro. Per cui non abbiamo una norma che definisca divieti o sanzioni per chi usa il bambù al momento. Il fatto che siamo comprese nelle blacklist regionali vuol dire che le specie che ci sono adesso, che metteremo poi anche dopo in un aggiornamento delle blacklist di bambù, non potranno essere utilizzate in rete Natura 2000 e avranno delle limitazioni in quanto presenti nelle blacklist regionali. Ma le blacklist regionali sono approvate con DGR, non è una norma, per cui non ci sono divieti stringenti, se non nel caso della rete Natura 2000, come vi spiegavo prima. Ok, perfetto. Poi non so se Fiorenza Risio ha qualche ulteriore richiesta, può comunque scriverla. Non sappiamo se Iannello riesca o meno ad attivare il microfono, magari ha un problema. Se non dovesse riuscire, le proponiamo di scrivere la domanda a questo punto. Nel frattempo è arrivata un'altra domanda. Francesca Latiana, aspetta che apro solo meglio. E chiede. Allora, Francesca Latiana, consigliere comunale di None. Salve, probabilmente la domanda è fuori tema, ma sono curiosa di sapere se c'è una correlazione tra l'incremento di cimici asiatiche, che tra l'altro sono molto più numerose qui rispetto ai paesi di origine, e la proliferazione di queste specie, probabilmente intende quelle vegetali. In alcune zone causano molti danni alle coltivazioni, e mi chiedevo se il controllo della diffusione di questa specie esotica potrebbe aiutare a diminuire anche il numero di questi insetti. Non so se c'è una correlazione cimice e specie esotiche vegetali. So che la cimice è una grossissima problematica e se ne sta occupando molto il settore il settore regionale dei problemi fitopatologici. È difficile trovare delle misure di contenimento efficaci al momento, per cui si stanno sperimentando metodologie e si sta cercando anche predatori o altro e anche parassiti, perché al momento è difficile trovare una soluzione per la cimice asiatica, però, come dicevo, non so se c'è una correlazione con le specie esotiche vegetali. Da quanto so, forse c'è più una correlazione con i cambiamenti climatici e con l'uso del territorio. E sono molto preoccupati al fitosanitario regionale perché potrebbe determinare delle problematiche veramente molto significative sulle culture di vario tipo e potrebbe diventare una delle maggiori problematiche fitosanitarie nei prossimi anni. Bene, grazie mille. Allora io avrei ancora, anche se non sono arrivate domande, altre domande al momento, ma c'è
una sollecitazione di Paolo Varese, che è il nostro relatore dello scorso webinar, quindi l'accogliamo molto volentieri, che giustamente propone di sottolineare l'importanza dell'inserimento nei capitolati tecnici dei comuni, quindi degli appalti di lavori, vista proprio la problematica che si diceva prima della presenza dell'invasione delle esotiche durante i cantieri. Quindi dell'inserimento di queste raccomandazioni per le ditte che vincono l'appalto, perché chiaramente si possono richiedere, esistono raccomandazioni specifiche che possono essere proprio inserite nei capitolati. A questo proposito, e non solo, come staff ci veniva di proporre, di chiedere a Matteo Massara se questo gruppo esotiche di cui appunto ha citato prima, sia possibile contattarlo, per esempio, per i comuni che magari abbiano delle difficoltà nella gestione o dei dubbi sulla gestione delle esotiche, ma che, come spessissimo accade, non hanno al loro interno magari un tecnico specializzato, perché chiaramente sono argomenti anche che richiedono un po' di specializzazione. Quindi, appunto, la domanda è se i comuni possano rivolgersi direttamente al gruppo esotico o se ci siano altre strade per avere dei chiarimenti, delle informazioni. Sì, siamo lì per quello anche, nel senso che la nostra idea è proprio diventare il punto di riferimento per le problematiche che possono avere anche i comuni, ma in generale gli enti locali, sulla problematica esotiche invasive. E già sta capitando, cioè capita che i comuni ci interpellino direttamente. Per contattarci nella pagina web c'è l'indirizzo mail che è il mio poi. Per cui possono assolutamente contattarci e abbiamo già fatto degli incontri con alcuni comuni, sia in riunione che sul territorio direttamente, per valutare alcune problematiche e come risolverle. Benissimo, allora io tra un attimo darei la parola alla dottoressa Minciardi, anche se, perché è molto tardi, ma l'argomento è talmente interessante che si va avanti. Però c'è ancora una considerazione del collega regionale Bruno Alessi, che dice che in effetti non si è detto nulla sul sistema di controllo del territorio. C'è qualcuno che fa sorveglianza su, diciamo, queste attenzioni che si deve fare sull'uso delle specie esotiche? Sì, non tantissimo, non quanto si vorrebbe. Soprattutto noi come settore regionale ogni anno definiamo con ARPA Piemonte un sistema di monitoraggio su alcune specie che stiamo tenendo d'occhio, di cui alcune cose probabilmente ne parlerà dopo la dottoressa Minciardi. Per cui abbiamo l'ARPA che si occupa in parte di questo monitoraggio, abbiamo gli enti di gestione delle aree protette che sui loro territori ci informano e ci aggiornano su eventuali presenze o nuovi arrivi, e poi attraverso alcuni progetti europei, alcuni progetti specifici, facciamo degli approfondimenti su alcune aree territoriali e su alcune specie in particolare. E anche Enea è coinvolta nel monitoraggio di alcune specie soprattutto in ambito fluviale, così come IPLA e alcuni enti. Ok, allora stanno arrivando altre domande, però io passerei comunque la parola alla dottoressa Minciardi, lasciando eventualmente le altre domande per la fine della presentazione, così comunque cerchiamo di lasciare la parola anche a lei. Volevo soltanto personalmente dare invece una sollecitazione ai comuni presenti in webinar sull'importanza anche della diffusione dell'informazione a loro volta, quindi verso i cittadini, quindi di Propongo, ecco, di diffondere il più possibile le informazioni che derivano dal gruppo esotiche e dai regolamenti comunitari, nazionali e quant'altro, perché ritengo, poi penso che Matteo Massara possa eventualmente aggiungere qualcosa se vuole, però sia un problema anche l'uso delle esotiche nei giardini privati, delle invasive, perché comunque anche i giardini privati sono un veicolo di diffusione. Sicuramente, e spesso è soltanto una non conoscenza del problema quella che spinge i cittadini magari ad utilizzarla nei propri giardini. A questo Ah sì, punto, certo, assolutamente. scusa, vai pure Matteo, vai, vai. No, vai pure. No, no, Siamo se qui hai a Maria. da aggiungere, vai pure.
No, nulla da aggiungere. È Va bene. sicuramente così. Lascerei allora la parola alla dottoressa Vinciardi per la seconda parte della relazione. Grazie a Matteo Massara. Allora, buonasera, vedete? Sì, si Vedete? vede. Perfetto, allora, dunque io sono Marita Minciardi, lavoro all'ENEA, Laboratorio Biodiversità e Servizi Ecosistemici di Saluggia e niente, faccio parte del gruppo di lavoro di Regione Piemonte delle esotiche invasive e molte delle esperienze di cui vi parlerò, sono state condotte nell'ambito di questo gruppo, ma anche in altre situazioni e l'excursus che farò riguarda sia all'inizio dei ragionamenti che sono un po' di carattere generale e poi alcune esperienze di cui io sono a conoscenza, che non sono tutte quelle che si sono svolte sui territori fluviali in ambito regionale, ma che ritengo possano essere significative. Adesso bisogna che faccia andare avanti la presentazione, che però non ho capito come, perché prima funzionava e ora no. Dunque, vediamo un attimo. Eccola, va bene, ho capito. Allora, dunque, gli ambienti fluviali, l'ha detto anche prima Matteo, sono ambiti particolarmente critici dal punto di vista della diffusione delle specie esotiche invasive, sia gli ambienti a vario livello, complessivamente tutti gli ambienti di acque interne, in particolare quelli fluviali, vedremo perché, dalle aree urbanizzate a quelle più naturali, eccetera. Ovviamente quanto più, ed è stato già detto, un ambiente è naturale e ha conservato la sua flora, le caratteristiche di integrità che lo contraddistinguono, tanto più difficilmente avviene un'ingressione di specie esotiche invasive. In situazioni di disturbo, anche antropico, questa diffusione è molto più spinta. Di fatto la diffusione delle specie esotiche è comunque frutto di pressioni antropiche sul territorio e in particolare anche sui territori fluviali. Non da ultima i cambiamenti climatici che sono in corso e comunque lo sfruttamento del territorio. L'aggravante per i territori fluviali è che il fiume è una sorta di nastro trasportatore, che insomma, questo sistema aperto da un punto di vista, come dire, ecologico deve essere caratterizzato in questo modo: trasporta da monte a valle sedimento inorganico, particolati, sostanza organica, ma anche organismi. E il trasporto non avviene, il nastro trasportatore non funziona per la parte biologica solo da monte a valle, ma anche al contrario, perché sono corridoi di trasporto e di collegamento per le specie, sia animali ma anche vegetali. Non solo, il fiume ha un dinamismo di cui abbiamo parlato in una delle prime occasioni di incontro che si esplica anche in senso laterale, per cui l'azione dinamica del corso d'acqua fa sì che appunto questa azione di trasporto interviene su un'area che è quella del corridoio fluviale, e quindi c'è questa possibilità di interazione del fiume col corso d'acqua, che è un'azione ovviamente funzionale e benefica che svolge nel suo complesso, che si svolge nel suo complesso l'ecosistema fluviale, ma che in realtà vedremo favorisce anche la diffusione di specie esotiche invasive. I corsi d'acqua, tra l'altro, sono ecosistemi ovviamente complessi che sono caratterizzati dalla presenza di specie particolarmente adattate a sopportare, diciamo, le pressioni fisiologiche che il corso d'acqua esercita sul territorio di sua competenza: l'azione meccanica, la sommersione, la periodica distruzione di una parte degli ecosistemi, degli ambienti che sono lungo il corso d'acqua, e quindi le specie che tipicamente colonizzano i corsi d'acqua sono già caratterizzate dalla capacità di avere un comportamento pioniero, cioè quello di cominciare una serie di popolamento dopo un fenomeno di azzeramento derivante dall'azione del corso d'acqua.
Non a caso il modello ecologico che viene utilizzato per descrivere i corsi d'acqua è quello del mosaico dinamico, cioè è un mosaico di territoriale che non solo è adattato a tollerare il dinamismo fluviale, ma che anzi è conservato proprio a tale dinamismo. E voi dovete immaginare le tessere territoriali e anche di habitat vegetali in prima istanza che si collocano lungo il corso d'acqua, che sono costantemente rimaneggiate dal corso d'acqua stesso. E quindi questo è un contributo fondamentale, importantissimo dei corsi d'acqua al territorio nel loro complesso, quindi i corsi d'acqua integri, i corsi d'acqua con la composizione floristica e comunque le caratteristiche ecologiche di maggiore integrità e naturalità contribuiscono in maniera determinante alla biodiversità del territorio, non solo, ma assolvono anche a importantissime funzioni ecosistemiche di cui tutti usufruiamo. E questo avviene sia in ambiti naturali sia in territori fortemente antropizzati come quelli in cui noi viviamo. La minaccia alla biodiversità dei territori fluviali avviene ovviamente da parte dell'uso antropico del territorio, ma vedremo anche dalla diffusione di specie aliene invasive che in questi ambiti territoriali sono particolarmente favorite. Nello stesso tempo anche dagli interventi che possono essere compiuti lungo questi territori. Stiamo parlando comunque di ambiti territoriali che sono già in uno stato di conservazione critico. Questi sono i dati del rapporto del capitato naturale italiano, sono dati del 2017, ma comunque questi sono dati che permangono in queste condizioni. Gli habitat fluviali e comunque gli habitat di acqua dolce sono in uno stato di conservazione particolarmente critico nel nostro paese. Non è un problema solo nel nostro paese, ma è anche a livello continentale e anche mondiale. Tanto è vero che alcuni degli elementi chiave della nuova strategia sulla biodiversità per il 2030 sono, oltre a come dire, immaginare e pensare a riportare la natura nella nostra vita, e questo è il sottotitolo, diciamo, della strategia per la biodiversità per il 2030, sono anche fortemente orientati a aumentare le aree protette e in particolare anche a ripristinare una parte considerevole dei corsi d'acqua, almeno una parte significativa dell'estensione dei corsi d'acqua nel territorio dell'Unione. La strategia sulla biodiversità per il 2030 fa anche un focus sulle specie esotiche invasive. Focalizzando come queste siano fortemente responsabili nel minacciare alcune, cioè diciamo una parte considerevole delle specie considerate in via di estinzione in Europa, una parte molto considerevole, quasi poco meno della metà. E uno degli obiettivi, perché la nuova strategia sulla biodiversità ha anche degli obiettivi chiave su cui focalizza in particolare l'attenzione, è quello di ridurre del 50% il numero di specie della lista rossa che possono essere minacciate alle specie esotiche invasive. Questo attraverso un'azione molto significativa proprio sulle specie esotiche invasive. La presenza di specie esotiche invasive e la loro diffusione è classificata oramai da tempo, dopo la frammentazione degli habitat, come la seconda causa di distruzione e di compromissione della biodiversità. Teniamo sempre presente che in questo momento è in atto, come dire, una pericolosissima azione sinergica di frammentazione e distruzione degli habitat, unitamente anche all'azione pesante di velocizzazione dei cambiamenti climatici, che hanno una duplice azione. Da un lato, proprio perché sono troppo veloci, non danno tempo alle specie di adattarsi, dall'altro
agiscono su territori già fortemente alterati e con limitata resilienza, questa amplificazione della limitazione delle possibilità di adattamento delle specie è ulteriormente amplificata. Inoltre, una parte considerevole, non tutte, vedremo, delle specie aliene invasive sono termofile ed eliofile, quindi sono avvantaggiate dai cambiamenti climatici. Ed inoltre la barriera altitudinale, che per esempio nei nostri territori montani ha fino a una ventina d'anni fa funzionato nel limitare l'ingressione di specie aliene invasive, sta vacillando, per cui si vedono a parte alcune specie che sono propriamente di ambiti di alte quote, ma anche altre specie che prima non superavano la soglia degli 800-1000 metri, ora riescono a superarla. Diciamo, il dato a livello nazionale è in corso ed è stato ampiamente studiato e continua a essere studiato. Diciamo che ci sono progetti ministeriali, tra cui il più importante è quello del 2005-2007, che ha condotto al primo importante censimento di specie esotiche e al loro interno di quelle invasive in particolare. Ma poi ci sono appunto documenti nazionali, ma anche documenti internazionali in questo senso molto importanti che devono essere prese in considerazione. Dicevamo che gli ambienti fluviali sono particolarmente critici perché per loro caratteristiche fisiologiche, qui in particolare vediamo subito due specie che sono di acque lenti, ma di acque lente, ma anche la Nelumbo nucifera, il fior di loto, ma anche di acque più correnti, eventualmente, che è la Dowigia peploides. Diciamo che Matteo ha prima detto quali sono le caratteristiche delle specie esotiche che diventano invasive. Le specie esotiche che diventano invasive sostanzialmente hanno grande capacità a comportarsi in modo pioniero, e questa cosa si sposa con le caratteristiche ambientali dei corsi d'acqua che di loro natura premiano la colonizzazione da parte di specie pioniere. Quindi è qualcosa che peggiora un dato territoriale complessivo all'interno dei nostri corsi d'acqua. Quindi le specie arrivano anche per la globalizzazione a cui stiamo assistendo oramai da molto molto tempo. I cambiamenti climatici favoriscono specie in molti casi più termofili, unitamente a ciò agisce un'alterazione degli habitat e tutto ciò contribuisce a favorire la diffusione di specie aliene invasive. A livello degli ambienti fluviali, appunto, questo fenomeno è molto importante. Complessivamente, anche solo gli ambienti ripari, con più specifico riferimento a quelli boscati, ci sono oltre 50 specie particolarmente critiche con grande diffusione a livello europeo. E le specie anche erbacee, il 50% però delle specie presenti sono erbacee. Come diceva Matteo, i bacini di derivazione di queste specie sono soprattutto l'America del Nord e l'Asia. Da dove arrivano? Adesso qui zoomiamo un attimo più precisamente negli ambienti di acque interne. Da dove arrivano le specie aliene invasive? Beh, arrivano da varie fonti. Il giardinaggio, cioè si è già detto come la diffusione di specie, come dire, che hanno qualità estetiche importanti, ha contribuito e contribuisce ancora fortemente a generare l'invasione di specie aliene. L'acquariofilia. Allora, i siti di acquariofilia sono una sorgente di possibili specie aliene con caratteristiche di invasività. Il trasporto occasionale, si è detto dei cantieri, si è detto di interventi che possono avvenire lungo i corsi d'acqua, eccetera, anche questo contribuisce in maniera molto importante. Vedete qui, e lo vedremo anche in altre slide, basta andare in rete e si trovano pubblicità e possibilità di acquisto di numerose specie che hanno caratteristiche di invasività.
Questa è l'immagine di quello che si può vedere molto spesso negli lungo i nostri corsi d'acqua in Piemonte, in Lombardia, in altre regioni d'Italia, cioè infestazioni anche molto spinte che generano anche problemi nella gestione, anche nella rinaturalizzazione dei corsi d'acqua. In particolare le immagini che vedete nella porzione sinistra dello schermo sono immagini lungo l'Oglio in Lombardia, come dire, che testimoniano ciò che è avvenuto dopo un intervento di riqualificazione ambientale, per cui un intervento svolto con le migliori intenzioni, che però non ha avuto quelle accuratezze nella gestione del cantiere, che quindi ha prodotto infestazioni molto importanti di sicios, di impatiens, e poi vedremo queste specie. Anche qui, molto spesso interventi che sono anche di contenimento di alcune specie esotiche invasive, quali in questo caso in particolare il Myriophyllum aquaticum, se vengono svolti in maniera scorretta, non risolvono il problema e addirittura, se non c'è una pulizia accurata delle macchine, possono esportare il problema anche in altri siti. Vedete ancora qui il problema del Myriophyllum aquaticum. Il Myriophyllum aquaticum è una specie nella lista di interesse unionale, ma ancora l'anno scorso si trovava acquistabile facilmente in rete. Questo ancora discorso di cosa è possibile acquistare e che poi in qualche modo mi collegherò anche a un principio di precauzione che poi esplicito è dall'analisi che ho fatto l'anno scorso per un convegno, ci siamo messi a controllare un po' di siti. Oltre 30 siti e abbiamo verificato la proposta di acquisto di oltre 130 specie acquatiche palustri. Di queste, diciamo l'89% erano specie aliene, e di queste il 35% erano o descritte come facilmente intuibili con un comportamento invasivo, o erano appartenenti a blacklist, oppure addirittura vietate dal regolamento europeo, oppure appartenenti a generi critici. Dico generi critici per dire che ci sono dei generi che quando si sa che diciamo 3-4 specie di quel genere hanno un comportamento invasivo, è molto probabile che anche la quarta, la quinta e la sesta ce l'abbiano. È chiaramente una semplificazione, però molto spesso accade. Quali sono le risposte appunto a questa diffusione? Come diceva prima Matteo, no, quindi non ne parlo nemmeno, il regolamento europeo, le blacklist che sono prodotte a livello di varie nazioni, a livello regionale in molte regioni d'Italia e anche delle come dire, procedure gestionali, metodologiche che vengono descritte a tutti i livelli, da quello europeo a quello di altri paesi. L'Aquatic Plant Management è la descrizione di un metodo per il monitoraggio e la gestione delle specie esotiche invasive in Nord America. I costi di questa presenza di specie esotiche invasive sono rilevantissimi. Mi aveva mandato un collega francese il fatto che nel bacino della Loira si spendono alcuni milioni di euro l'anno per il contenimento del Myriophyllum aquaticum, quindi non sono cifre rilevanti. Adesso volevo come dire, velocemente fare un ragionamento su alcune esperienze che sono in corso, saranno in corso, alcune di successo, altre speriamo che lo siano. Una specie, questa è Poeraria lobata, è presente in maniera molto circoscritta in alcune aree del Piemonte, è una specie a fortissima invasività. Questo è interessante, è un sito svizzero, dove vengono descritte per varie specie una serie di allerta e soprattutto anche degli obblighi di informazione che vengono
come dire, inviati ai vivaisti per rispetto alla clientela. E questo è un aspetto, una cosa molto interessante. Vedete il link per il sito e poi nelle diapositive potete osservare anche le altre specie. Come c'è questo in rete, quindi come dire, siti virtuosi, purtroppo molte di queste specie sono anche, come dire, propagandate come miracolose o molto positive. Questo qui è un sito di Clarence, che è una casa di cosmetici, che descrive la Poerlaria lobata ed è esattamente la stessa foto che ho indicato all'inizio per farvi vedere l'invasività come una specie miracolosa da cui estrarre sieri per preservare la giovinezza, e addirittura il nome Poerlaria dovrebbe deriva da proprio da questa indicazione. La Poerlaria lobata abbiamo avuto a che fare in Piemonte sia con una escursione che abbiamo fatto anche con i colleghi svizzeri, che sono molto esperti sulla lotta a questa specie a fondo toce, e lo scorso anno, già quest'anno, si sarebbe dovuto intervenire, ma il Covid ha impedito di agire in maniera finalizzata per come dire, intervenire a Ghislarengo in questo popolamento che, come vedete, dall'autunno all'estate, vedete le due foto a destra, cioè da gennaio ad agosto ha più che quadruplicato la sua estensione, e questo è un aspetto molto critico. Questa è una pianta che ha dei ritmi di accrescimento impressionanti, fino a 26 centimetri al giorno. E adesso in questo sito in particolare l'idea è quella di sperimentare col gruppo Esotica, in particolare con ARPA, anche con la collaborazione dei forestali locali, che tipo di intervento si può mettere in campo. Un'altra esperienza condotta in primis da ARPA è su Eracleo Mantegazzianum, che è stato rinvenuto in Val Formazza. Cioè sul fiume Toce, a Formazza, a Sant'Antonino di Susa e a Ceresole Reale. Sono interventi di taglio ed estirpazione che vanno avanti ormai dal 2016, che hanno avuto, come diceva Matteo, in primo luogo l'obiettivo di intervenire per evitare che la pianta arrivi a fruttificazione, ma poi anche svariate tecniche per l'estirpazione, per il controllo. Le criticità che vanno rilevate sono state innanzitutto quelle di agire in ambiti privati, e sempre lungo i corsi d'acqua ci sono delle criticità aggiuntive che non solo rendono, come dire, fortemente sconsigliato, per non dire assolutamente impossibile, l'uso di fitofarmaci, ma anche il rischio che vengano trasportati frammenti che possono generare altre piante in occasione di piene. Questa è un'altra specie, questa è la Asclepias syriaca, che viene propagandata su un sito. Questa è una pianta della lista del regolamento europeo, ma viene propagandata su un sito tra le piante innovative. Non si capisce bene questa innovazione cosa sia. È una specie, questo è un appopolamento lungo la piana del Po, all'altezza di Foce Stesia, che abbiamo incontrato casualmente con i colleghi del Parco del Po Vercellese Alessandrino, e in questo caso l'intervento è stato per il momento quello di evitare che che le piante arrivino a fruttificazione, perché questa pianta viene anche chiamata pianta dei pappagalli, perché produce dei frutti che a fruttificazione generano un quantitativo innumerevole di semi che si spandono intorno. Da notare che questa pianta è stata consigliata a lungo per la produzione di miele, e quindi è stata anche distribuita in maniera più o meno criptica in varie porzioni del territorio con questa finalità. L'estirpazione è complessa, ma comunque deve essere fatta, ma la cosa prioritaria al momento, quando non si può fare tutto, è almeno quella di intervenire per evitare che la pianta vada a fruttificazione. Questo è un altro caso, questo è il fior di loto, ha dato molti problemi al lago di Candia, al lago di Viverone,
In particolare la città metropolitana interviene oramai da 3 anni, anche quattro, possiamo dire anche quattro in realtà, con interventi di taglio che stanno dando ottimi risultati, con un intervento di taglio periodico, con una frequenza circa ogni 20 giorni durante la stagione vegetativa, si è riusciti a controllare in maniera significativa l'espansione di questa specie sulla Lagolicandia, quindi è un intervento che è stato positivo. Anche in questo caso il fior di loto continua a essere uno delle hit dei siti di vendita di questi prodotti. Veniamo alla Rainutria japonica di cui ha già parlato Matteo. Allora, questo è un problema molto grosso su tutto il territorio regionale, non solo, a livello anche europeo. Pensate che in Gran Bretagna è addirittura penale la diffusione e l'impianto di Rainutria falloppia già da tempo. Come intervenire nei confronti di questa specie, di queste specie, perché poi in realtà non c'è solo Rainutria japonica, c'è anche Boemica, Sacalinensis, eccetera. Si deve intervenire, secondo me questo è un caso classico in cui bisogna dosare accuratamente l'intervento in funzione del livello di infestazione e del tipo di situazione in cui ci si trova. Per esempio, la slide che vedete in alto a sinistra presso il sito ZSC di Romano Canavese, dove a fianco di un bellissimo quercus olmeto c'è una piccola infestazione di Rainutria. In questo caso bisogna intervenire subito, intervenendo anche con un'estirpazione puntuale per evitare che lungo questa strada che viene utilizzata per il taglio della vegetazione, che è stata evidentemente la causa di questo, cioè il passaggio dei mezzi è stata la causa della diffusione di queste piccole isole di Rainutria, bisogna intervenire così. L'altra immagine che vedete a destra in basso è una sperimentazione di un pascolo lungo Foce Sesia, in una situazione in cui la copertura di Rainutria è totalizzante, imbarazzante, demoralizzante, e in cui non è possibile intervenire evidentemente manualmente, bisogna provare a testare qualcos'altro. Un ulteriore caso che volevo citarvi è stata una sperimentazione, un'azione che ha effettuato l'AIPO lungo l'argine del Po a San Mauro, in cui a fronte della necessità di contenere Rainutria lungo l'argine, l'AIPO è passata dal taglio totale di tutto, cioè anche di ciò che poteva contrastare la Rainutria, ad un taglio selettivo, a uno sfalcio selettivo e anche a interventi di pirodiserbo, e quindi anche che stanno dando dei frutti interessanti. Questo è l'Aelanthus altissima, queste sono immagini che riguardano una sperimentazione che è stata condotta intorno al 2013 nell'ambito di un progetto LIFE Ecorice sull'isolone del Ritanno, dove è stata sperimentata un'azione combinata su Aelanthus altissima in diverse situazioni di crescita, cioè sui grandi portasemi sono stati tagliati e si è intervenuti o con cercinatura, quella che descriveva pri prima Matteo, e anche a volte con e con taglio e successivo intervento chimico. Si è intervenuti anche negli anni con il taglio successivo dei polloni, e quindi è un'azione, ne parlavo oggi con la collega del Parco del Po, che non è possibile concentrare in un periodo solo, ma deve essere portata avanti in maniera continuativa per poter avere chance di successo con specie così affermate. Questo è un altro caso, è Quercus rubra. In particolare ci sono due esperienze di entità completamente diverse, una al Monte San Giorgio, uno dei siti in gestione della città metropolitana, comune di Piossasco, e l'altro al ba
Bosco delle Sorti alla partecipanza. In entrambi questi casi si è intervenuti prioritariamente con il taglio dei portaseme per evitare la diffusione dei frutti che continua, che come dire, acuirebbe ulteriormente il problema. E poi si deve intervenire con la l'asportazione ed eventualmente con tecniche di annichilimento degli esemplari anche di piccole dimensioni prima che questi diventino di nuovo dei portaseme. Un'altra esperienza è quella di cui ha parlato, vi ha introdotto Matteo, nel senso che nel 2016, cioè immediatamente a valle della prima definizione della lista delle specie di interesse unionale, delle specie esotiche invasive di interesse unionale, c'è stato questo rinvenimento di Myriophyllum aquaticum sul Po. Questa è una pianta sudamericana molto molto aggressiva dal punto di vista della colonizzazione, che era stata favorita in questo processo di colonizzazione da una situazione di lenticizzazione, di rallentamento molto spinto delle acque nella traversa, quella immediatamente a valle dei Murazzi. E questo è stato un caso in cui la sinergia tra la veloce segnalazione dell'infestazione, la veloce presa di coscienza del fatto che bisognava fare qualcosa, la presenza di un regolamento unionale che consentiva a un manipolo di persone, tra cui me, Matteo, ma tanti altri colleghi di ARPA, di Città Metropolitana, di farsi forza dell'esistenza di un regolamento che obbligava ad intervenire, ha fatto sì che sono stati compiuti alcuni interventi che, pur nella loro sperimentalità e nella loro come dire, velocità, hanno consentito in primo luogo di contenere, vedete nella foto che vedete nell'ingrandimento in basso a destra, quelle chiazze rotonde sono proprio i cespi di Myriophyllum aquaticum che stava velocissimamente colonizzando il corso d'acqua. Ha consentito questi interventi non solo di contenere l'infestazione, ma anche di fare in modo che questa non si propagasse a valle, che poi era una delle cose fondamentali, per cui sono stati condotti interventi di asportazione anche con l'aiuto delle società remiere, ma poi soprattutto a parte durante i primi grossi interventi con l'aiuto fondamentale del Corpo dei Vigili Fluviali. E poi interventi di monitoraggio che sono durati dal 2016 ancora fino a quest'estate, che hanno consentito di, no, pare scaramantico, cioè da un punto di vista scaramantico non lo voglio dire, di eliminare almeno per il momento l'infestazione che oramai non è più presente dal 2017 nella zona in cui era nato il problema, cioè i Murazzi. Non solo, ma il piano di monitoraggio a Valle di Torino, che è stato condotto con lo sforzo di un congiunto di una serie di enti, ha permesso di controllare che non sia avvenuta anche neanche l'infestazione a valle, e qui è uno di quei casi in cui non mi stancherò mai di dire c'è stata una collaborazione fra gli enti pubblici che si sono fatti coinvolgere, molto proficua e molto solidale, devo dire. Detto ciò, questi non sono gli esempi che ho fatto, non sono le uniche specie pericolose lungo i corsi d'acqua. Solo per fare alcune osservazioni, avere lo spunto visivo, la zucchina matta, il sicio sangulato, se una specie nordamericana, leanosa, che sta infestando in maniera drammatica i corsi d'acqua per il momento prevalentemente dell'Italia settentrionale, e che deve assolutamente essere oggetto di azioni complesse di contenimento. Anche è un'altra casistica tipo quella della Reinutria, in cui è molto difficile, molto variegata lo spettro d'azione.
Questa è l'impatience, questa è una specie di origine himalayana, per cui ha dalla sua parte la possibilità di salire anche molto in quota. Non esiste solo l'impatience balfouri nella nostra regione, ce ne sono anche altre. Questa probabilmente è quella più diffusa e quella più pericolosa. Anche in questo caso è importante intervenire prioritariamente laddove ci sono nuclei a contatto con ambienti importanti o comunque con ambienti fragili, e comunque questa è una specie che è estremamente facile da estirpare, ma l'estirpazione deve avvenire prima della fruttificazione, perché se no i frutti sono, dico schematicamente, abbastanza esplosivi e quindi c'è una diffusione molto, molto spinta. Questa è Scusa, due l'Euphornia minuti. crassica. Scusate, scusa, intervengo solo per dire che se riesci, abbiamo pochissimi minuti perché volevamo lasciare ancora spazio alle ultime domande. Non so quanto tu abbia ancora di Allora, presentazione. salto alcune cose e vado verso la fine. Va bene, grazie. Dico solo questo su questa. L'Euphornia crassipes in Piemonte non c'è, nella lista unionale è stata vietata, ma in molti siti viene propagandata sua cugina, che è stata tra l'altro forse trovata sul lago del Mergozzo, ma adesso forse è una cosa episodica, come ci hanno tolto una, adesso possiamo usare l'altra, quindi questa è un'altra cosa interessante. Altre specie di rilievo nei nostri fiumi sono Buddleia di Avili. Cosa fare? Cosa fare? Allora, cosa importantissima è la prevenzione. Deve valere il principio di precauzione. Se c'è il dubbio che qualcosa possa essere pericoloso, bisogna fare in modo che non di essere attenti e di non dare spazio in questo senso. Questo vale per gli ambienti urbani. Io vi ricordo che esistono delle linee guida per la gestione del verde urbano, che sono importanti e sono del 2017. Vorrei dire che appunto anche su queste linee guida si fa riferimento al regolamento europeo, quindi alla necessità di non utilizzare specie di interesse unionale, ma soprattutto si consiglia anche di utilizzare specie autoctone in primo luogo. Passiamo agli ambienti naturali. Io qua vado molto veloce, già Matteo ha citato le misure di conservazione nei siti Natura 2000 e l'importanza anche che hanno assunto gli elenchi del gruppo di lavoro regionale all'interno delle misure di conservazione. Cosa fare? Allora, innanzitutto non stare a guardare, superare l'approccio dell'oddio, è arrivata l'esotica, la guardo, la monitoro, come cresce, come si comporta, ma intervenire subito con piani di contenimento attivo in maniera collaborativa, anche se non è sempre chiarissimo chi deve fare che cosa, facciamolo. È possibile fermare infestazioni anche problematiche se si interviene velocemente. L'infestazione del Myriophyllum aquaticum era definita come una di quelle a altissimo rischio e altissima priorità, perché era una specie molto aggressiva in un corso d'acqua a monte di un complesso sistema idrologico. Quindi questo è un esempio. Cosa fare ancora? Diffondere una corretta informazione, cioè Matteo ha già parlato di BAMBAP e di come questa cosa per noi è stata importante, soprattutto grazie all'azione del Parco del Potolinese e del DISAFA, per acquisire conoscenze e capire come intervenire e cosa vietare e cosa tentare di contenere e cosa no. Ma anche una corretta informazione su specie che vengono molto spinte a livello culturale, sia per ragioni energetiche, sia per ragioni di ipotetica purificazione dell'aria, quale Arundodonax o Paulownia tormentosa. Scusate la svista di linguistica, il piano di contenimento deve essere definito sulla base di una serie di cose, sulle caratteristiche delle specie infestanti, sull'ambiente di infestazione, sul valore dell'ambiente di infestazione, perché devono essere protetti diversamente i vari ambiti, sul livello di infestazione e quindi anche attraverso una valutazione costi-benefici. Uno strumento importante sono le politiche europee di implementazione delle infrastrutture verdi, che in qualche modo potrebbero anche garantire fonti di finanziamento in questo senso, anche lungo i corsi d'acqua. Non scordiamoci che l'European Green Deal
dice cose molto importanti anche dal punto di vista del miglioramento della qualità ambientale. Ho sentito in questi ultimi, mesi, ma soprattutto settimane, molte volte parlare dei finanziamenti del Recovery Fund, del Green Deal in termini di cantierabilità. Io vorrei dire cantieriamo verde e non grigio e aggiungerei cantieriamo con il giusto verde, non con il verde purché sia, perché il verde non è tutto uguale e a volte le specie che vengono descritte come a prova di bomba, a prova di pollice nero, a prova di qualsiasi cosa, probabilmente hanno delle problematiche proprio perché sono descritte in questo senso. E quindi in primo luogo operiamo con le specie del nostro territorio, con le specie autoctone. Vi ringrazio e mi scuso se sono stata lunga. No, grazie mille Maria Rita, perché stiamo notando che comunque sono tutti attentissimi, quindi nonostante l'orario, evidentemente il tema è molto molto interessante. Ti consiglio solo, se puoi, di attivarti la telecamera, Maria Sì. Rita, così magari per rispondere alle ultime domande ti vedono. Sì, Nel e frattempo... quindi questa mi vedete? Sì, adesso sì. Nel Ok. frattempo, visto che l'assessore Federico Pino ha avuto una pazienza incredibile perché vedo che è ancora connesso da prima, quindi lasceremo subito la parola a lui se vuole prendere il microfono. Riuscite a sentirmi? Ci sono. Mi sentite? Sì, Pronto, pronto? sentiamo. Sì. Ah, ok, perfetto, grazie. Grazie. Innanzitutto, questo è un ottimo momento formativo anche per chi magari per studi fatti è già un po' più informato su questi aspetti. Nei comuni, io sono un assessore di un piccolo comune della provincia di Asti con una copertura collinare e più che altro boschiva. Non abbiamo acqua stagnante, non abbiamo delle zone umide persistenti. Le nostre piante invasive sono per la maggior parte piante ornamentali, che sono state, ad esempio, la quercia rossa. Abbiamo querce rosse, insomma, che hanno 50-100 anni. Che ovviamente poi vanno a creare delle piantine che vengono tagliate. Nei boschi abbiamo delle specie i cui uccelli, mangiando i frutti, le distribuiscono, ma non abbiamo una percezione di essere affetti da molte specie invasive. Più che altro non ci stanno dando dei problemi economici. La questione è diversa quando, ad esempio, per attività vado lungo il fiume Tanaro. Lì ho segnalato nella zona di Isola di Belangero la presenza quest'anno del Sicio Sangulatus. L'ho segnalato all'ente parco chiedendo anche celerità perché essendo zone che frequento negli anni non le avevo notate e dal mio punto di vista è evidente che bisogna essere, ma questo è più alto per l'intervento anche precedente, essere abbastanza sinceri che il territorio è ampio, le persone che ci lavorano sono poche, il controllo del territorio non c'è. Si ha una percezione di alcune aree più frequentate e altre meno. Però dal mio punto di vista, insomma, su certe aree si può intervenire, ma non so, ad esempio l'ente parchi di Asti è molto sotto organico, insomma, altre priorità. Se non c'è un intervento della regione, o un intervento di personale, perché poi nella gestione bisogna mettere le braccia, bisogna mettere poi i mezzi meccanici e quindi questo controllo del territorio è molto più difficile. Cioè passare dalla comunicazione e dell'ottima informazione poi alla gestione è tutto un altro paio di maniche. Ci deve essere una struttura a monte che permette di avere personale. Quindi questa era un po' la mia riflessione. È una domanda. Laddove vedessimo che non, si è incapaci di contenere determinate specie, la regione è il riferimento, possiamo utilizzare i vostri contatti per andare a chiedere dei pareri
anche per la gestione o anche solo per la semplice segnalazione? Questo era un po' il mio discorso, grazie. Credo che sia Matteo la persona più giusta. Non ti sentiamo. Mi sentite? Sì. Sì, concordo. Il problema delle risorse e del personale è un problema significativo e bisogna anche tenere conto che il decreto legislativo ha demandato alle regioni gran parte delle competenze sulle specie esotiche invasive, ma senza destinare anche dei fondi per questo. Noi, quando c'è stato anche l'incontro Stato-Regioni, abbiamo evidenziato che senza fondi era ben dura dare tutto il sistema di monitoraggio, gli interventi di eradicazione rapida, gli interventi di gestione diventavano molto complicati. Facciamo il possibile. Io penso che in Piemonte, e questo è venuto fuori anche in alcuni incontri interregionali, nazionali, siamo riusciti a fare qualcosa. Siamo riusciti a fare qualcosa di molto interessante col gruppo di lavoro, perché, come ho scritto anche in una slide, la cosa di cui sono molto fiero è che ha fatto anche cose molto concrete, cioè ha dato delle linee guida, istruzioni, cose molto pratiche da poter attuare, oltre ad aver sviluppato il più possibile anche interventi concreti sul territorio. Per quanto è possibile, poi con le aree protette stiamo facendo azioni di formazione perché possano intervenire direttamente anche per quel poco personale che c'è ancora nelle aree protette che può fare interventi. Stiamo attivando gli operai forestali regionali con difficoltà, ma ci stiamo provando, stiamo arrivando a utilizzarli per fare interventi concreti. Per cui concordo che il limite del personale, delle risorse disponibili che sono limitate, sia un grosso limite, però insomma, in Piemonte stiamo facendo il possibile, potremmo fare di più chiaramente, però insomma, rispetto ad altre regioni stiamo riuscendo a fare alcuni piccoli risultati riusciamo a raggiungerli. E quello che abbiamo detto prima, se qualcuno ha richieste, nel sito internet c'è la mia mail e mi si può contattare, che poi io coinvolgo il gruppo esotico per eventuali problemi e richieste di intervento. Grazie. Sì, aggiungo una cosa, mi sentite? Sì. Mi sentite? No, aggiungo una cosa che in molte situazioni si può comunque agire, anche se non si hanno grandi forze, nel senso soprattutto sulle infestazioni iniziali, avendo magari il supporto di delle schede o avendo anche il supporto di persone con cui si può parlare, che è il gruppo di lavoro, eccetera, anche piccoli gruppi, anche piccoli comuni volendo potrebbero agire. Quindi, appunto, quando dicevo, parlavo di approccio osservazionista, cioè dello stare a guardare cosa succede, io in primis mi riferivo anche al mondo, in parte al mondo scientifico, che in molta parte d'Italia e anche no, magari assiste al progredire dell'infestazione. Non so se avete sentito, quest'estate si parlava di quanto il Myriophyllum fosse pericoloso per il lago Trasimeno. In quel caso lì si è stati a guardare per tanto tempo. Quindi veramente è nodale agire in maniera coordinata e il gruppo di lavoro questo tipo di coordinamento lo può offrire, soprattutto dal punto di vista metodologico, però l'importante è agire. Benissimo, grazie. Io vi proporrei di rimanere entrambi lì con la telecamera accesa perché ci sono ancora domande per entrambi. Allora, Elena Anselmetti, già da prima, anche lei con una gran pazienza, chiede se nelle attività, immagino, del gruppo esotiche o dei vari progetti contro le invasive siano stati coinvolti i vivaisti. Sì, l'ho accennato prima. Abbiamo aperto diciamo così, un tavolo di confronto, possiamo chiamarlo, con i vivaisti, con un gruppo di vivaisti che si è dato disponibile, che è un consorzio, a cui fanno capo diversi vivai piemontesi. Poi ci si è concentrati soprattutto sulla questione bambù,
perché erano alcuni vivai di quel consorzio si occupavano specialmente di bambù, ma ci siamo anche confrontati su altre specie e li abbiamo anche coinvolti in un confronto nell'ambito del progetto LIFE ASAP di Ispra, che ha fatto proprio dei documenti e delle linee guida per cercare di limitare la presenza di specie invasive nei vivai e per la gestione adeguata e sostenibile dei vivai. Per cui sì, qualcosa abbiamo fatto. Avevamo in mente di fare anche più attività di formazione, di informazione con i vivai e arrivare anche magari a una certificazione dei prodotti dei vivai che non usavano specie esotiche invasive. Su quello abbiamo avuto un po' di problemi, anche un po' burocratici, e al momento abbiamo fatto qualche incontro informativo, ma pensavamo e speravamo di poter fare di più. Ok, benissimo, grazie. Andiamo avanti con le domande. C'è una domanda ancora dell'assessore Arisio che chiedeva: nel caso del Meriofillum non c'erano stati anche dei volontari che se ne erano occupati? In questo caso erano stati istruiti o facevano da sé aumentando magari la diffusione? Allora, non sono, i volontari ci sono stati solo nel corso della prima operazione e sono stati accuratamente controllati, perché il problema era proprio quello di non rilasciare propagoli della pianta. Questo era avvenuto sostanzialmente nell'agosto del 2016. A partire dalla tarda estate, autunno del 2016, hanno operato solo personale di ARPA, Enea, Regione, Parchi Fluviali e Vigili Fluviali. Benissimo, c'è una domanda di Paolo Sassone che però probabilmente ha alzato anche la mano, non so se vuole intervenire direttamente o se la leggiamo, vuole prendere la parola. No, inizio a leggere quello che ha scritto. Ha scritto nei fondovalle collinari, quali sono le esotiche che interferiscono con le aree evocate al tartufo, specie nel Monferrato? Esistono casi, esistono studi e rimedi eventuali non chimici? Aiuto, Io sono io non sono impreparato. molto competente. Le Bisognerebbe aree capire evocate. esattamente quali sono gli habitat, cioè chiaramente sono habitat di sottobosco, però non sono così competente su quali tipologie di bosco sono interessate dal tartufo per poter dare una risposta. Non so se Paolo Sassone vuole prendere la parola, non so se riesce ad attivare. Sì, forse è riuscito. Mi sentite? Adesso sì. Ah, ecco, Sì. perdono, avevo il volume un po' Prego. basso. Ma semplicemente mi riferisco fondamentalmente a tutti quegli ampi estesi fondovalle delle aree collinari, non soltanto ovviamente della provincia di Torino, comunque anche in provincia di Torino ce ne sono, l'Astigiano, la Valle Versa, la Valcerdina, tutta una serie di grossi fondovalli che fondamentalmente hanno una direttrice assiale con un corso d'acqua, generalmente un corso d'acqua abbastanza permanente durante tutto l'anno, che sono costeggiati da pioppi, filari di querce e che tendenzialmente vengono sfalciati dai frontisti, ma spesso e volentieri oramai si sta assistendo a un po' un inselvatichimento di queste aree. E dove qualunque tipo di trattamento chimico è veleno, chiaramente. Quindi si tratta di capire se esiste in prospettiva una problematica in questa direzione. Io non conosco nello specifico delle invasive esotiche presenti lungo i corsi d'acqua, se non quelle classiche che già sono, come dire, note, il rovo fondamentalmente. E similari, però mi chiedevo se c'era qualche esperienza in questa direzione. Grazie.
Scusate, vedo che Elena Anselmetti ha scritto una considerazione nella chat dicendo: credo che Ipla abbia predisposto delle carte evocate al tartufo. Non so se Elena vuole prendere il microfono, riesce per spiegare meglio. Non la sentiamo. Ron, ecco, mi sentite? Vai pure, Elena. Mi sentite? Ah, ecco. Dunque, questa, credo di sì che Ipla abbia predisposto delle carte pedologiche di vocazione per il tartufo che vengono utilizzate dai colleghi delle foreste per le operazioni del PSR che finanziano l'insediamento di piante da tartufo. Lo so perché nell'ambito del contratto di fiume del Tiglione, nell'area del Tiglione che è oggetto di riqualificazione fluviale, alcuni comuni hanno proposto la realizzazione, insomma, di una fascia arborea e non solo erbacea, un pochino più ampia dei soliti 3 o 5 metri, che con l'interesse appunto delle piante tartufigene, però solo una parte appunto del bacino idrografico del Tiglione poteva essere, diciamo, dedicato all'insediamento di piante tartufigene, quindi comunque queste informazioni ci sono. Sì, no, sapere dove sono le aree tartufigine sicuramente ci sono gli strumenti. Il problema è che appunto rispondere su quelle aree, quali sono gli interventi che possono essere fatti sulle esotiche, bisognerebbe andare a vedere bene nello specifico area per area quali specie esotiche ci sono, perché poi cambia tantissimo la possibilità di intervenire a seconda della specie che c'è. Proprio per questo abbiamo fatto le schede monografiche, proprio perché su ogni specie ci sono delle modalità di interventi di prevenzione, gestione, lotta, contenimento e di gestione di residui vegetali molto diversificate. Per cui, rispetto alla domanda di prima, bisognerebbe proprio fare un'analisi specifica di quali ambiti territoriali ci sono e quindi quali specie ci sono esotiche, invasive, e quindi definire una strategia di intervento che possa anche non contemplare l'uso di prodotti chimici, non è assolutamente obbligatorio o vincolante. In alcuni casi, appunto, come dicevo prima, può essere pensata l'uso del prodotto chimico, ma bisogna valutare attentamente costi, benefici sia ambientali che economici per la riuscita dell'intervento. Peraltro, credo che si parli, in questo caso descritto dalla collega Anselmetti, di ambiti territoriali che sono sostanzialmente gestiti e quindi c'è anche una peculiarità, nel senso laddove si interviene forse frequentemente con degli sfalci o con qualcosa e dove la priorità è quella di una conservazione anche integrità dei suoli. Cioè, ci sono caratteristiche particolari che vanno analizzate, ecco. Posto che la presenza di rovo non è ascrivibile sostanzialmente a una problematica tipo quella che abbiamo descritto oggi, perché il rovo è una specie autoctona invasiva che anzi in alcuni casi protegge dall'arrivo di specie esotiche invasive ben più dannose. Va bene, grazie davvero. Abbiamo terminato le domande, almeno non ne vedo più. Sono state tantissime. Evidentemente, ripeto che l'argomento è sicuramente stato molto interessante.
hanno seguito quasi tutti veramente fino alla fine. Quindi ringraziamo molto il dottor Massaro e la dottoressa Minciardi per la loro disponibilità. Ringraziamo tutti e tutte coloro che abbiano continuato a seguirci comunque fino alla fine. Vi diamo appuntamento per giovedì prossimo, appunto con gli esponenti di alcuni comuni, tra quelli partner di questo progetto, che vi racconteranno le proprie esperienze sul territorio. E approfitto per ringraziare e salutare la professoressa Consolata Siniscalco, che ho visto essere presente a tutto il webinar, la professoressa dell'Università di Torino, che ci fa particolarmente piacere vedere tra i partecipanti. Ringrazio ancora tutti dello staff, buona serata, buon appetito, a giovedì prossimo. Grazie. Grazie mille, buonasera. Grazie a tutti. Un saluto a tutti, ciao.